Anche l'Atalanta arriva in Serie A, ma comincia piuttosto male. La prima conclusione è di Tiribocchi, che prova il pallonetto, ma poi in contropiede si fa vivo il Portogruaro. La possibilità è per Tarana, il tiro, la respinta, allora Espinal mette un pallone dentro, è un gioco da ragazzi per Memujai, realizzare il gol del vantaggio al quindicesimo, secondo gol stagionale per l'albanese sul passaggio di Espinal. Poi ancora in attacco il portogruaro, Tarana al volo, grande risposta di Consigli. Primo tempo complicato per l'Atalanta, terza possibilità ancora per il portogruaro, Girardi in diagonale con la respinta di piede di Consigli. La prima occasione per l'Atalanta è al 19esimo, Bonaventura, cross rasoterra, va in spaccata con l'esterno Marilungo, non riesce a trovare la porta. Il pareggio sul lancio a cambiare gioco, la torre di Barreto, lasciato solo Tiribocchi, il pallone passa fra le gambe di Rossi. Gol numero 12 per Tiribocchi sull'assist di Barreto, imperfetto in chiusura Cristante. Ancora l'Atalanta, ottimo colpo di tacco di Doni, Raimondi, passaggio arretrato e Bonaventura segna il gol prendendo in contropiede Rossi, settimo gol per Bonaventura in questa stagione. Diventa tutto facile per l'Atalanta, che nella ripresa va al tiro al nono su punizione con Barreto, ma poi fa in modo che il portogruaro non sia mai pericoloso. Esce Doni dentro del vecchio al 25esimo. Poi Raimondo, passaggio per Tiribocchi, si allunga troppo il pallone, bello però il suo cross, ci mette un piede Rossi. Al 33esimo, proprio del vecchio, appena entrato, di testa, segna la unica rete stagionale, ma una rete che a questo punto vuol dire Serie A. 12 minuti al termine, due gol di vantaggio per l'Atalanta, la promozione è certa. Tre minuti dopo Tiribocchi, controllo, tiro, non è bravissimo Rossi e per Tiribocchi è doppietta in questa partita, 13 gol in stagione, 4-1 per l'Atalanta. Solo un angolo per il portogruaro con la deviazione in area di rigore, nessun problema per Consigli, si attende solo il fischio finale per i tifosi dell'Atalanta e poi sono i festeggiamenti. L'Atalanta torna in Serie A dopo una sola stagione.